ragazzo cominci ad immaginare l'area dove continuare a studiare per imparare potrà essere non un fastidio ma un piacere. Abbiamo fatto Innovation Farm, che è qui a Fornovo, dove ci sono competenze sviluppate, in particolare la fibra di carbonio, il CAD, il disegno attraverso i computer, l'additive manufacturing e le macchine a controllo numerico. Il territorio, la formazione e l'azienda. Con questi tre ingredienti abbiamo validato e messo a punto questa ricetta che, assieme agli istituti di formazione, come in questo caso i licei e l'Istituto Gadda, o per i corsi di formazione post diploma come gli ITS o i corsi di riqualifica che fa il nostro partner Esperis, noi cerchiamo di preparare il personale per poi inserirlo nelle aziende. I ragazzi possono costruire nei laboratori che sono stati messi a disposizione dalle aziende del territorio quello che sarà la loro competenza futura. Molti ragazzi che frequentano i nostri corsi sono fortemente motivati e appassionati. Sicuramente poi anche il fatto di costruire qualcosa dà stimolo. Fare per imparare, non imparare per fare, perché è così che ti motivi e ti appassioni, perché capisci le cose. Con delle menti giovani, con dei software all'avanguardia perché si ha la possibilità di averli, Innovation Farm ti riesce a dare un servizio all'azienda, nel contempo lo studente, l'operatore, il disoccupato che viene ad Innovation Farm a fare un corso di formazione può già sperimentare il lavoro e magari può essere assunto anche in quell'azienda. Si fa un fatto e due servizi, si aiuta il ragazzo, speriamo, a trovare quello che lui piacerà, a trovare un mestiere che sarà facile aggiornare, piacevole aggiornare per tutta la vita, e all'azienda del territorio del nostro settore a trovare le persone che possono fare meglio e trovare meglio tutte le competenze che sono necessarie per il futuro. Ciao Giuseppe, do il benvenuto a Giuseppe Doriano di Experis. Benvenuto. Sei muto, non ti sento. Ciao Luigi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Dunque, poco fa abbiamo parlato di Innovation Farm insieme a Franco Bercella e a Francesco Bianchi e abbiamo individuato appunto l'obiettivo principale di questa società, che ha una mission molto importante. Experis di fatto fa parte di questa mission in maniera attiva, in maniera anche propositiva. E vuoi raccontarci chi è Experis, in particolare Experis Academy, Experis Tech, che vediamo dietro il tuo schermo? Sì. Allora, innanzitutto, ciao Luigi, grazie per questo spazio, spero di rubarvi pochissimo tempo, insomma. Mi presento, Giuseppe Doriano, lavoro per Experis Academy e, come anticipavi tu, facciamo parte, diciamo, di quello che è l'incubatore di Innovation Farm. In particolare, per contestualizzare, condivido un attimo lo schermo e okay. La presentazione. Ecco Giuseppe, quindi raccontaci attraverso queste poche slide l'obiettivo di Experis e di che cosa si tratta. Sì, per contestualizzare un attimo, allora, Experis chi è? Experis è il partner tecnologico di Manpower Group e sostanzialmente eroga una serie di diciamo servizi, in particolare quattro tipologie di servizi. Eroga ricerca e selezione di profili altamente specializzati sul mercato, effettua consulenza ingegneristica e project solutions di vario genere, in particolare di tipo IT e tech.
Dal 2014 facciamo proprio formazione attiva, quindi dal 2014 nasce Experis Academy. Experis Academy, quindi, che cos'è? Experis Academy è il training center di Experis, eroga principalmente appunto formazione attiva su tematiche diciamo altamente tecnologiche e nasce con lo scopo proprio di andare a colmare quel gap formativo, quel gap di competenze che oggi le aziende e in generale il mercato richiede per quanto riguarda appunto i profili. Quindi questo gap oggi non solo diciamo si è venuto a creare nel tempo, ma oggi è anche piuttosto corposo. Parliamo appunto di quel gap delle competenze. Tant'è vero che da uno studio condotto proprio dai nostri cugini di Manpower Group, si evince proprio come il 47% delle competenze che le aziende ricercano, da parte dei profili non vengono trovate. Ed è in questo, diciamo, in questo discorso, in questo gap di formazione, che Experis Academy si inserisce come partner di Innovation Farm. Come va Experis Academy a colmare questo gap di competenze? Sostanzialmente attraverso l'erogazione di percorsi di formazione di vario genere, in particolare percorsi di formazione professionalizzante o talent bootcamp, che sono in questo caso quelli di maggiore interesse per questo webinar, in particolare perché parliamo di percorsi ad accesso gratuito, rivolti principalmente a profili junior, che attraverso dei percorsi, diciamo, molto intensi di 4-6 settimane, riescono a colmare quel gap di competenze di cui sopra. Inoltre, per completezza, Experis Academy va anche ad erogare percorsi di formazione master di alta formazione, rivolti principalmente a professionisti e ad aziende, sono percorsi ad alto valore tecnologico, questi diciamo prevedono una fee, ed infine percorsi di upskilling aziendale, quindi progetti formativi customizzati ad hoc in base alle esigenze delle aziende per aumentare il know-how in termini di hard skill dei loro dipendenti. Ho cercato di essere quanto più conciso possibile, vi ringrazio per questo spazio e assolutamente mi rendo disponibile, Luigi, per eventuali domande o curiosità. Grazie. Allora, innanzitutto ringrazio Giuseppe Doriano di Experis per il suo intervento. Ci ha spiegato effettivamente come le aziende hanno delle difficoltà ad accedere a delle competenze. Quindi il lavoro di Experis è quello di colmare questa mancanza e di rispondere ad un'esigenza. Il fatto di far parte appunto di Innovation Farm serve per unire le forze da diversi punti di vista. E quindi grazie ancora Giuseppe. Vediamo ora l'intervento del prossimo relatore che è Alessandro Manchetto, a cui do il nostro benvenuto. Ciao Alessandro. Ciao, ciao a tutti. Molto bene. Tu sei ovviamente uno dei formatori che lavora all'interno della realtà di Experis. Però non sei soltanto un formatore, tu sei anche una persona che ha un'esperienza pratica sul campo, quindi sei un professionista del tuo settore. Raccontaci innanzitutto di te e quindi in che modo poi la tua professionalità tu la porti all'interno del settore formativo. Allora, grazie, ciao a tutti. Sono Marchetto Alessandro. Io sono docente e mi occupo della formazione nell'ambito delle macchine utensili per Experis e vengo da un'esperienza ventennale, anche di più, in un'officina meccanica, elettromeccanica di famiglia, dove seguivo la gestione delle macchine utensili. Poi, negli ultimi 7-8 anni, mi sono un po' staccato da quell'attività e dedicato prima un po' parallelamente agli impegni dell'azienda e poi adesso a tempo tassativamente pieno alla consulenza e alla formazione nelle aziende prima di tutto e poi per generare un ricambio generazionale, come diceva Giuseppe, nei centri di formazione, proprio perché c'era bisogno di che qualcuno con dell'esperienza andasse un po' a formare
i junior, gli operatori junior che sono molto richiesti. Le mie competenze un po' spaziano nel settore delle lavorazioni meccaniche, un po' dappertutto, da quelle più semplici, quindi base, manuali, a bordo macchina, oppure proprio tradizionali, a quelle un po' più complesse che si trovano nelle aziende un po' più presenti nel nostro territorio dell'automotive, nella Motor Valley, quindi con lavorazioni più complesse, con centri di lavorazione molto più complicati. E nel mio percorso, no, ho dovuto trovare, per trasmettere al meglio le mie conoscenze, dei sistemi che mi aiutassero, un po' riallacciandomi a quello che diceva prima anche Franco, che il fatto di avere dei software ci hanno un po' aiutato a colmare certi divari, ma anche a poter spiegare nei mesi del Covid, portare avanti la formazione senza doverla fermare, no? E ho dovuto appoggiarmi a questi software alcune volte proprio per questioni di costo, ho cercato di farmi qualcosa io e poi mi sono dovuto adeguare a quello che c'era sul mercato. Perché le richieste del mercato sono cambiate, si è passato all'inizio della mia carriera, diciamo, di formazione a richieste puramente di aiutami a fare il programma, insegna al ragazzo ad usare una macchina, piuttosto che a richieste sempre più articolate. L'ufficio tecnico mi richiedeva la fattibilità, l'ufficio commerciale, il costo del pezzo, no? Le richieste venivano sempre fatte sempre più complicate. E per dare queste risposte era sempre più difficile darle. O c'era un'esperienza che qualcosa avevo, oppure ti dovevi appoggiare ad alcuni software. In più, la cosa che mi viene più richiesto ultimamente era proprio cercare di fare un passaggio generazionale tra l'operatore che va in pensione a quello nuovo che si propone, più rapido, e fare un trasferimento delle conoscenze tra l'operatore senior a quello junior più veloce, più organizzato. E allora mi sono messo lì a lavorare, a cercare delle soluzioni per questo, per fare una soluzione. Poi buon Franco mi ha detto, secondo me, qualche anno fa, parliamo già di qualche anno fa, mi ha detto, guarda, secondo me c'è qualcosa che fa per te, è Fusion 360. Da lì, un po' scettico, ho iniziato a comprare la licenza mensile per evitare di buttare via soldi. Poi mi sono reso conto che era un buon prodotto a livello di costo, ma anche a livello di software, che sta crescendo tantissimo. E quando poi Experis, nella persona di Giuseppe, ma coinvolto nella formazione diciamo, degli addetti, degli operatori futuri delle macchine utensili, ho visto che era l'unico, diciamo, ottimo software che ci poteva dare una mano, perché spaziava un po' da quello che era la progettazione alla realizzazione nella macchina utensile, non solo, ma anche con la stampa 3D. Diciamo, questo qua è un po' più o meno la storia che rapidamente mi ha portato nel mondo di Experis, che non era il mio mondo perché io ero più nelle aziende, con adesso, ad oggi, secondo me, dei buoni risultati. Lo vedremo dopo con le due persone che seguiranno, che sono dei ragazzi che hanno partecipato ai corsi e utilizzano anche in un caso Fusion per lavorare, quindi nella quotidianità, quindi gli hanno potuto permettere di entrare in questo mondo che per loro prima era un po' sconosciuto. Questo è un po' quanto, Luigi. Molto bene, molto bene. Alessandro, volevo chiederti come sono strutturati i vostri corsi in Experis? Allora, i corsi sono strutturati in questo modo: previa una selezione che cerca di non tanto escludere alcune figure piuttosto che altre, ma di creare un gruppo omogeneo di partenza. Quindi, previa questa, questo non vuol dire che è capitato che non solo dei tecnici partecipassero ai corsi, anche persone che hanno fatto il liceo, quindi non nessuno viene escluso. Quindi, previa questa, diciamo, recruiting che viene fatta per livellare il corso, nelle prime, diciamo, giorni barra settimane viene un po' appiattito il livello e tutti portati allo stesso livello. Quindi chi aveva delle esperienze vengono un po' cancellate, proprio per non avere disturbi da altre formazioni, e chi non ne aveva proprio vengono portati allo stesso livello. Dopo, nella sede di Fornovo, abbiamo la possibilità di avere come macchine sul quale esercitarsi sia torni a controllo, due o più assi, sia centri di lavoro, due o più, tre o più assi. E
con vari tipi anche di controllo, quindi di interfaccia. Ovviamente AS è quella più, diciamo, ricercata e richiesta. La formazione come avviene? Partendo ovviamente dalla tornitura, che è la parte un po' più semplice, si cerca di non escludere quella che era la conoscenza della macchina, quindi la programmazione a bordo macchina. Viene fatta preventivamente una formazione sul linguaggio ISO per programmare le macchine utensili e per mezzo di simulatori che proprio simulano, diciamo, l'interfaccia, l'hardware della macchina, l'operatore proprio fa l'azione di scrivere il programma. Consci del fatto che poi useremo Fusion per fare il programma che ci tirerà via questo lavoro. Ma non escludiamo il fatto che loro lo facciano, proprio perché devono, Fusion deve essere un supporto, il CAM deve essere un supporto, non sostituire l'operatore. Perché fortunatamente l'uomo deve ancora metterci parecchio, fortunatamente o sfortunatamente non lo so. Quindi fatta questa fase dove viene proprio fatta una programmazione, una formazione per la formazione, per la programmazione a bordo macchina, sia sul tornio che sulla fresa, questo prescinde ovviamente la conoscenza del disegno, che viene fatta nei moduli preventivi del corso, si fa la simulazione e poi si va in macchina proprio a produrre il pezzo. Quando si va a produrre il pezzo si affrontano tutte le problematiche che saranno le prime che troveranno in officina: l'attrezzaggio, l'azzeramento degli utensili, la gestione della macchina, il comportamento davanti alla macchina. Proprio ci abbiamo anche parecchio tempo a come comportarsi davanti alla macchina in sicurezza, ordinati, seguendo certe regole, in maniera che si possa lasciare il posto di lavoro pronto per l'operaio che viene dopo di noi. Quindi dando anche certe informazioni e direttive abbastanza fatte bene. Fatto questa fase, che solitamente è molto lunga, perché è la parte più complicata, perché è come un po' imparare una nuova lingua, no? Perché la programmazione delle macchine utensili, come ogni programmazione, è una nuova lingua, quindi bisogna imparare questa nuova lingua, la grammatica di questa lingua. Fatto questo, e tutti i ragazzi poi sono un po' più contenti quando si arriva al CAM, con l'ausilio di Fusion si ripete tutto il processo utilizzando un software, quindi il disegno lo ricreiamo, il modello lo rifacciamo 3D e poi facciamo il CAM, poi si vanno alle lavorazioni CAM. Quindi si vedono i due aspetti che c'è in un'officina. E la comodità di Fusion è che ci consente, anche in classi di 15 persone che ci sono solitamente, tutti avere a disposizione, a casa, non solo nelle aule, un prodotto che ci consente di vedere tutto dall'inizio alla fine, anche simulato. Quindi è un po' come avere una macchina in casa, perché di macchine in laboratorio ce ne sono tante, ma non ce ne sono mai abbastanza. Quindi la fortuna di avere questo software ci consente a tutti di avere, infatti molti che non avevano alcuna esperienza di esportazione del trucciolo, quando vedono le simulazioni di Fusion che io utilizzo fin dalle prime lezioni, un po' gli si apre il mondo e capiscono il perché e come funziona l'esportazione del trucciolo. Questo è un po' come sono organizzate le lezioni di Experience. Non si, questo tendo a sottolinearlo, si cerca di andare avanti tutti insieme, nel senso non si abbandona mai nessuno, si cerca, se il livello è alto si raggiungono livelli molto alti, se il livello è basso si raggiungono dei livelli buoni comunque, se ci sono delle eccellenze, queste eccellenze vengono comunque seguite in un percorso parallelo, quindi si cerca proprio di fare un servizio fatto molto bene, che ripeto, riusciamo, oltre per le macchine, AS, i laboratori che ci sono, ma fondamentalmente perché abbiamo questo strumento che consente ai ragazzi anche da casa di lavorare, di portarsi avanti, di curiosare e di imparare tante cose. Proprio perché anche su internet c'è veramente tanta, si possono fruire di tantissimi tutorial di Fusion. Questo è un po' quanto. Hai detto che le classi sono abbastanza contenute, no? Quindi una quindicina di persone, giusto? Più o meno. Sì. Ecco, l'età dei ragazzi che partecipano a questa attività formativa? Allora, l'età spaziano, siccome sono corsi fruibili da chi è disoccupato, fondamentalmente, per dargli delle nuove prospettive, opportunità di lavoro. Si trova, a parte da tutta Italia, quindi non ho mai trovato due della stessa regione, no? Quindi è molto eterogenea, infatti si imparano anche molti dialetti in più, no? E l'età è sempre compresa da chi ha appena finito la scuola oppure chi si vuole rimettere nel mondo del lavoro anche
a età più avanzata, quindi trovi dal 19enne sbarbato al trentenne, 35enne che ha già fatto magari 4 o 5 lavori e si vuole ributtare sul mercato, oppure anche ragazzi che nonostante magari abbiano un lavoro più o meno sicuro, delle certezze economiche, vogliono comunque, siccome questo settore è molto richiesto, molto appassionante, molto accattivante, vogliono ributtarsi in mezzo. Quindi trovi anche veramente, a parte l'età, a parte le regioni, a parte proprio le provenienze di regione, anche delle situazioni totalmente diverse. Quindi proprio il bisognoso è anche quello che lo fa proprio per passione. Certo. E per partecipare a queste, a questa formazione, c'è un costo che si deve sostenere? Ci sono delle agevolazioni? Come funziona? Allora, io qua poi magari Giuseppe è più esperto di me nella risposta. Io so che è un corso totalmente finanziato da Formatemp. Quindi okay, io la prerogativa è essere disoccupati e comunque poi dopo, in caso di occupazione, cercare di utilizzare i canali di Experis, che hanno ottenuto i fondi dallo Stato per la formazione. Quindi diciamo, dopo si richiede ai ragazzi che siano un po' fedeli, diciamo, al progetto portato avanti. Quindi è interessante perché Experis in questo modo si presenta come soluzione non per gli studenti, che ovviamente vengono gestiti da, per esempio, l'Istituto Gadda, che vedremo domani, tra l'altro domani mattina, ma si inserisce tra le scuole superiori, alla fine delle scuole superiori, e il mondo del lavoro. Okay? Quindi in questo caso offre anche una buona opportunità. Quanto durano più o meno questi percorsi formativi? Allora, i percorsi formativi durano 6-8 settimane. In quest'anno abbiamo un po' modificato, in origine erano 6 settimane, abbiamo un po' modificato un po' per visto Covid, avevamo dei problemi di laboratori, ma poi ci siamo resi conto che era anche una soluzione migliore, l'abbiamo distribuito in 8 settimane, dove c'è una settimana, diciamo, propedeutica, dove vengono fatte proprio massivamente un allineamento, chiamiamolo, su per quanto riguarda il disegno, il materiale e gli utensili. E dopo si fanno le altre 7 settimane nei pomeriggi, facendo 6 ore al pomeriggio, in maniera tale che tanto il 99% degli studenti si sono trasferiti a Fornovo, quindi non hanno fondamentalmente nient'altro da fare. Quindi si riesce a fare 6 ore nel pomeriggio, avendo più a disposizione i laboratori che di giorno magari sono occupati dal GAP. E nel frattempo loro alla mattina hanno comunque un po' di tempo per confrontarsi tra di loro, un po' recuperare le cose che non si sanno. So che si trovano, abbiamo sempre dei gruppi di WhatsApp dove ci si cerca un po' di aiutarsi anche a vicenda, e il fatto che sia così distribuito nella giornata da queste opportunità. Comunque durano 7 settimane più una. Perfetto. E il format è più o meno questo qua. Molto bene, molto bene. Io ti ringrazio Alessandro, e a questo punto passiamo la parola a degli studenti, quindi sentiamo anche il loro punto di vista, e direi di passare subito a Matteo Beccanti. Quindi grazie ancora Alessandro. Prego. Ok, ciao Matteo, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie per darmi questa opportunità comunque per spiegare un po' il mio percorso in questo corso, che comunque mi ha aperto le porte per lavorare comunque con Fusion o il CAM. Insomma. Ok, allora ti chiedo innanzitutto se puoi dirci quanti anni hai, giusto per avere un ordine di grandezza. Ho 19 anni, sono appena uscito dalle superiori, insomma. Ok, che scuola hai fatto? Ho fatto l'ITIS di Parma, prendendo come indirizzo meccanica meccatronica, per aprire un po' anche quel mondo qua. Insomma. Perfetto. E poi hai deciso di frequentare il corso che ha appena descritto Alessandro, uno di questi percorsi? Sì, ho avuto l'opportunità di seguire uno di questi corsi, di cui ho trovato comunque molto interessante, perché soprattutto per quello che poi vorrò fare io in futuro,
È stato molto interessante e mi ha aiutato a capire molte cose che non avevo del tutto capito anche a scuola. Certo. E adesso ci hai incuriosito, cosa vuoi fare in futuro? Vabbè, io l'ho iniziato principalmente per andare nel settore motorsport, per esempio dall'ARA, comunque aziende di una certa importanza, e ho usato questo corso per arricchire un po' il mio curriculum per far sì che possa entrare in queste aziende. Bene, bene, bene. Quindi avevi bisogno di completare le competenze che avevi iniziato ad acquisire a scuola. Ovviamente questi sono corsi che permettono di affrontare anche gli aspetti, come ha spiegato prima il docente Alessandro Marchetto, di affrontare direttamente con degli esempi concreti, con un'applicazione diretta e quindi avvicinarti il più possibile al mondo del lavoro, giusto? È Sì. questo che. Molto bene, molto bene. Tu avevi il desiderio di mostrare qualcosa? Avevi. Sì, ho aperto Fusion che abbiamo fatto per far vedere un pezzo che abbiamo fatto in queste settimane, nel corso. Ok, allora diamo giusto qualche istante alla regia per impostare tutto il lavoro. Eccoci qua. Quindi, Matteo, raccontaci. Cosa avete fatto durante il corso? Allora, durante il corso, vabbè, partendo comunque dalle basi per andare comunque tutti insieme a fine percorso, conoscendo Fusion e comunque la progettazione di una macchina utensile, partendo dalle basi siamo poi arrivati a fare, come potete vedere qua, un disegno 2D che poi si svilupperà in 3D. Per poi metterlo, inserirlo in macchina per tornirlo, insomma. Questo era un pezzo di ricambio di una moto che avevamo lì in officina, e prendendo le misure comunque col calibro abbiamo sviluppato il disegno 2D che potete vedere qui, per poi arrivare nel disegno 3D. Sia qua. E per fare poi la lavorazione al tornio, prima di arrivare alla fine, abbiamo inserito i dati di taglio e i vari utensili per poi eseguire questa operazione. Comunque, sì, il pezzo siamo partiti dal nulla per poi arrivare al pezzo 3D finito, insomma. Okay. Tu usi il software anche per conto tuo, per fare delle prove, o lo usi soltanto a fronte del corso che stai seguendo, che hai seguito? Allora, quando abbiamo iniziato il percorso, il programma aveva un mese di prova gratuita, quindi io per il momento ce l'ho ancora e sì, posso utilizzarlo e anche durante il corso l'ho utilizzato nel mio tempo libero a casa, comunque per allenarmi e imparare nuove cose, insomma. Ok, molto bene. Quindi sei consapevole del fatto che per acquisire le competenze bisogna avere la disciplina e continuare, 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 no? Quindi. Sì, sicuramente se non si è un po' coinvolti da questo corso, comunque dal lavoro che si sta facendo, sicuramente non si ha un buon risultato, insomma. Quindi io mi sono messo lì Molto bene. per conto mio, anche quando c'era del tempo libero durante il corso, mi sono messo lì per imparare nuove cose, comunque progettare dei disegni, dei pezzi. Per conto mio, insomma. Perfetto, perfetto. Matteo, allora, innanzitutto grazie del tuo tempo, della tua presentazione e soprattutto in bocca al lupo. Non si sa mai che magari qualcuno qui abbia sentito il tuo desiderio di andare a lavorare per delle grandi aziende della zona. Va bene? Magari Grazie a anche. voi per il vostro tempo, insomma. Perfetto. Grazie Matteo e adesso passiamo con la regia.
al prossimo ospite che si chiama Beatrice Favella. Quindi un attimo di tempo ovviamente per la predisposizione della grafica. Benvenuta Beatrice, grazie di essere qui. Salve, come hanno già detto mi chiamo Beatrice Favella, e io ho 22 anni e attualmente lavoro insieme ad Alessandro Marchetto, quindi per servizi CNC. Ha già ampiamente spiegato lui qual è il nostro lavoro, quindi che si snoda dalla formazione negli enti di istruzione fino a consulenza e formazione nelle aziende. E qua, come vedete, Fusion è diventato il mio software che uso esclusivamente, praticamente l'unico software che utilizzo, quello che utilizzo sia nelle aziende che negli enti di formazione. Questo, ad esempio, è la leva del freno di un cliente, Guareschi Corse, che è stato sviluppato su, è stato prodotto e realizzato con una fresa 5 assi AS. Per quanto riguarda la parte di progetto di Fusion 360, non sono un disegnatore, quindi non la uso principalmente per disegnare, ma bensì, visto che ricevo principalmente i 3D già fatti dalle aziende, lo uso per andare a cancellare delle facce oppure andare ad aggiungere dei raccordi o degli smussi, come in questo caso sono stati aggiunti i raccordi negli spigoli. In questo caso il pezzo è stato poi montato su una morsa, attualmente si vede in aria perché per problemi di tempistiche è stato utilizzato un grezzo molto più grande, dal quale venivano ricavati poi successivamente 4 di queste leve del freno. Quindi sì, poi successivamente abbiamo una serie di schizzi e infine una serie di giunti per legare il pezzo alla morsa. La parte che usiamo principalmente è quindi l'ambiente di produzione, ovvero quello del CAM. Qua ho messo l'esempio della macchina su cui è stato realizzato il pezzo. Erano 5 assi con basculante montato sopra la morsa con il rispettivo pezzo. E successivamente vi faccio vedere la grafica della lavorazione che è stata eseguita. Si inizia con una serie di ispezioni con la sonda per andare a trovare il centro del pezzo. Successivamente qua sono state eseguite delle forature, dei prefori di diametro 6, la svasatura, abbiamo allargato un foro. Il software risulta molto comodo e utile anche perché riesco a vedere tutti i percorsi che esegue l'utensile, quindi già dalla simulazione, vedendo i percorsi e cosa va a mangiare la fresa o meno, riesco a capire se sta lavorando nel modo in cui voglio, se preferisco apportare delle modifiche, quindi andare a cambiare certi parametri per ottenere un risultato migliore. Poi nel caso possiamo anche toglierli momentaneamente. Quindi qua dopo il pezzo, seguiamo le varie operazioni, qua è stata eseguita una sgrossatura. Adattiva. Successivamente sono stati poi eseguiti la sgrossatura del secondo ripiano, qua una sgrossatura della parte superiore. Qua iniziano tutte le operazioni di finitura del pezzo, ripiano. Ovviamente il pezzo assume colori diversi in base al tipo di operazione, così per ogni operazione riesco a vedere visivamente cosa vado a lavorare e nel caso riesco a vedere anche se mi rimangono dei sovrametalli che mi sono dimenticata di andare a finire oppure no. Tutti gli smussi, lo smusso del foro, poi ci saranno anche gli smussi delle asole. E qua vediamo anche l'operazione di incisione con il nome del cliente. Questo utensile è stato utilizzato per fare lo smusso inferiore,
apposta per non doverlo prendere una seconda volta, e successivamente con una fresa disco è stato eseguito il taglio per poterlo staccare dal grezzo che rimane sotto. Infine, adesso ci sarà una serie di collisioni perché ovviamente si continua con la realizzazione del pezzo, ma con il materiale grezzo che è rimasto in fondo. Bene, bene. Quanto tempo ci è impiegato per apprendere Fusion in modo produttivo? Beh, diciamo che io sono un po' nata con Fusion, nel senso che io l'ho scoperto non con Experis, ma con un altro ente di formazione che stavo seguendo. Successivamente si è evoluto anche con frequentando certi corsi di Experis. E diciamo che ho visto un paio di altri CAM, sicuramente Fusion lo reputo quello più intuitivo, soprattutto per un giovane magari che alle prime armi, che cerca di imparare a usare un CAM dall'inizio. Fusion lo reputo quello più intuitivo, quelle operazioni più semplici da capire. Soprattutto credo che la potenzialità di questo software rispetto ad altri sia il fatto che già avendo la geometria 3D del pezzo riconosca in automatico le geometrie, quindi senza dover andare a disegnare delle feature o crearsi delle catene. Il 99% delle volte mi bastano già le geometrie del pezzo 3D. Quindi mi rende il lavoro molto più semplice, molto più veloce. Quindi realizzare un pezzo, questo ha richiesto già un certo impegno, ma pezzi che vengono eseguiti sul tre assi, semplici, soprattutto si richiede solamente un paio di contornature, una spianatura, foratura e maschiatura, e diventa davvero veloce eseguire tutte le operazioni. Semplicemente cliccando direttamente le facce del 3D, io riesco già a eseguire quasi tutte le operazioni che voglio. Molto bene, molto bene. Complimenti Beatrice. Ti faccio solo questa domanda, che è un po' una sorta di piccola provocazione. Tu stai lavorando adesso per un colpo di fortuna oppure perché ti sei preparata grazie alla scuola, grazie ai corsi e poi ovviamente grazie alla competenza che hai acquisito su vari software? Beh, per quanto riguarda la mia formazione scolastica, io vengo da un liceo scientifico, poi ho preso la decisione di non intraprendere l'università, quindi diciamo che un diploma di liceo scientifico ero un po' in difficoltà in inserirmi nel mondo lavorativo. Successivamente io ho partecipato non ai corsi di Experis, bensì a quelli di TS Maker, quindi dei corsi post-diploma. E ovviamente si trovano nella stessa sede scolastica di Fornovo come i corsi di Experis, quindi dopo mi ero un po' appassionata al CNC avendo conosciuto Alessandro, e quindi dopo durante l'ultimo anno del mio corso di TS andavo a curiosare giù nei laboratori cosa facevano. Poi ho avuto anche, io direi che ho avuto anche una buona dose di fortuna perché il corso di TS Maker avevo la possibilità di fare 3 mesi di stage che ho deciso di fare con Alessandro. Lui ha avuto la disponibilità di potermi prendere e portarmi in giro, e credo che almeno dal mio punto di vista è nata una bella collaborazione. E ciò non toglie che per quanto ci sia stato un pizzico di fortuna, io credo che ci sia anche tanto lavoro dietro, nel senso tante ore di lavoro, cercare di capire le cose, studiare, leggersi un sacco di manuali, imparare a usare il CAM fatto in modo, cioè, poi professionale, anche perché poi andando nelle aziende bisogna avere un certo livello comunque. E quindi dai, io direi che tutto sommato è stato un misto di cose, Quindi dove la fortuna ha fatto la sua buona parte comunque. sì, la fortuna si deve anche costruire, quindi brava, brava Beatrice, brava Beatrice.